bambino ha scritto alla redazione che significa mangiare la carne di Cristo, perché quando vado a messa non c'è la carne. Allora cerchiamo di rispondere a questo bambino attraverso il Vangelo di Giovanni al capitolo 6, perché la domanda di questo bambino è la domanda anche dei giudei che ci dicono in questo Vangelo. I giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Questo è il pane disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ecco la risposta di Gesù, che non è facile. Non è stata facile neanche per i giudei, certamente. Pensate a questi giudei che già fanno fatica a credere che lui sia Dio in mezzo agli uomini. Ma pensate anche a questa risposta di Gesù, che dice di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Noi certo, dopo la crocifissione, possiamo capire meglio cosa ha voluto dire Gesù, e soprattutto il fatto di riceverlo nella nostra vita. Cioè come Lui si fa cibo per noi, come si abbassa per noi, in un modo molto semplice. Non si può vivere senza cibo. E Lui si fa cibo per noi. È nell'ultima cena che si capisce tutto. Questo pane spezzato che diventa il suo corpo spezzato sulla croce. È questo che ogni domenica viviamo. Ed è questo che noi riceviamo. Un Cristo morto per noi e risorto, che ha vinto la morte. Gesù si rende visibile attraverso i segni sacramentali e viene ad abitare in noi, non più in mezzo a noi, ma proprio in noi. E questa è una cosa straordinaria. Cerchiamo allora, la prossima volta che facciamo la comunione, di riflettere a questo, come noi diventiamo quasi dei tabernacoli viventi, come il Signore viene ad abitare in noi.